Aggiungi la variante in importi ribassi. Indichi i dati della variante. Immetti il ribasso ed ottieni l'importo di contratto. In contabilità, hai sia i dati di progetto che quelli della variante. Inserisci eventuali nuove voci introdotte con la variante. Assegni tutte le voci alla variante. Contabilizzi le voci con la consueta modalità. Stampi gli atti contabili, con i riferimenti alla variante.